iBank dopo aver immesso dentro tutti questi dati. Allora, questa forse è una slide un po' complicata. Allora, essendo i dati che si mettono dentro iBank estremamente complicati, viene prima fatta un'analisi di semplificazione di quali sono i fattori per cui un'organizzazione di home care si caratterizza. E sono emersi tre fattori. Un primo fattore è diciamo il livello di attenzione alla centralità del paziente nelle cure, un secondo, che sono il colore arancione. Un secondo livello è quello della disponibilità di specialisti per quell'organizzazione di home care, del colore blu, e un terzo fattore è come viene monitorizzato la qualità della performance, la qualità delle cure erogate. Ciascuna organizzazione quindi riceve un punteggio in questi tre fattori e può essere collocata all'interno di cosiddetti cluster o modelli organizzativi. Facciamo un esempio: in Italia abbiamo utilizzato i dati di due ASL di home care in Umbria. A seconda della loro organizzazione, hanno ricevuto un punteggio di fattore 1, fattore 2 e fattore 3. E per come erano strutturate, sono finite in modello di cura di tipo 1. Insieme all'Italia, per esempio, tante home care del Belgio hanno questo modello organizzativo. È un modello organizzativo, vedete qui, cluster 1, in cui c'è un ottimo livello di strumenti che mettono al centro il paziente, al centro del piano di cura. C'è una grandissima disponibilità di specialisti e c'è un buon livello di monitoraggio della soddisfazione della cura della persona. Un altro modello organizzativo, per esempio, molto utilizzato, dove sono finite molte delle organizzazioni olandesi, è il cluster numero 2, modello organizzativo 2, dove per esempio la centralità del paziente nel piano di cura viene espressa in modo eccellente, dove quasi per nulla sono disponibili degli specialisti per l'assistenza domiciliare e dove invece la qualità della cura viene monitorizzata in modo ottimo, importante. Guardiamo dall'altra parte il modello organizzativo numero 6, in cui per esempio strumenti per mettere il paziente al centro del piano di cura non ne vengono utilizzati, ci sono un pochino più di professionisti, di specialisti disponibili in quelle strutture home care e invece è espansa al massimo, diciamo, l'aspetto di valutazione della performance, non della performance, della qualità dell'assistenza erogata. Questo per capire, ecco, io immediatamente posso collocare le mie aziende in analisi all'interno di modelli organizzativi. Quest'altro, per esempio, è un altro tipo di output, potrebbe essere buono per un ministro, per esempio. Vediamo come l'indicatore della qualità del declino nelle mie capacità funzionali, strumentali, a seconda degli stati. E io posso tristemente vedere, per esempio, in questo caso, che in Italia c'è un'alta prevalenza nelle mie home care di declino funzionale, rispetto, per esempio, ai dati del Belgio o della Germania. Un altro tipo di output può essere questo delle scale di sintesi di qualità della cura. Io, per esempio, ho la mia azienda che ha un modello di cura di tipo 6, come ne avevamo descritti prima, e vedo un'ottima performance dal punto di vista degli indicatori di qualità del mantenimento dell'indipendenza funzionale dei soggetti. Oh, qui veniamo ai costi.
In un output di questo genere si può notare, per esempio, come le aziende che forniscono i servizi e che hanno una struttura organizzativa, per esempio come quella in Umbria, e cioè il modello di cura numero 1, in media spendono 20.000 euro ogni 6 mesi per ogni utente accudito. E io immediatamente posso collocare la spesa della mia azienda sanitaria all'interno di questo gruppo per vedere se rispetto ad altre organizzazioni ottengo una buona performance o no. Oh, qui siamo, diciamo, nel momento più di sintesi, dove nelle asse, nelle ascisse metto l'indicatore di qualità della cura, sulle ordinate i costi. In questa visione forme, colori, relativo, i quadratini rossi sono il modello organizzativo 2, i rombi blu sono il modello organizzativo di tipo 1 e i triangoli verdi il modello organizzativo numero 6, per esempio, e io immediatamente posso collocare il mio fornitore di servizi o i fornitori di servizi che sto studiando all'interno di questo panorama di altri fornitori. Oppure posso vederne un valore più sintetico. Non so se è visibile il puntatore un fornitore di home care del modello organizzativo 2 offre altri indicatori di qualità ad un prezzo molto molto alto, mentre un'organizzazione del modello numero 6, per esempio, su questo indicatore di qualità ha una bassa performance a fronte di costi molto molto minori. Possiamo anche mettere insieme tutti, questi sono i valori medi per studiare il modello di assistenza. Allora, vediamo che a seconda del modello di assistenza cresce la qualità erogata e diminuisce e al crescere dei costi. Ricordo che questo è un indicatore di qualità del miglioramento della performance del soggetto, quindi significa per avere alti livelli di qualità nel miglioramento della performance dei miei accuditi è necessario spendere molti soldi. Questo per esempio è un altro tipo di output, cioè quali sono le voci di spesa più importanti per il modello di cura. Vediamo che il modello di cura di tipo 2 le voci di spesa più importanti sono l'assistenza domiciliare, in azzurrino in alto, in viola ci sono i ricoveri ospedalieri, per esempio. Posso interpretare questi valori, per esempio, rispetto al grafico precedente, di questo stiamo parlando, la tendenza è che una migliore qualità dell'assistenza corrisponda a dei costi maggiori. Il modello di cura numero 2 fornisce la migliore qualità assistenziale, ma i costi sono più alti e le voci di spesa più importanti sono l'assistenza domiciliare, i ricoveri ospedalieri e i servizi di assistenza sociale. Il modello di cura di tipo 2, l'avevamo visto nella prima slide, quella con i tre colori, è caratterizzato da un'assistenza centrata sul paziente e dal monitoraggio della performance dell'assistenza, ma per esempio non ci sono i professionisti sanitari specializzati in quel modello. E questo è un dato interessante. Se guardiamo invece l'altro indicatore di qualità, quello dell'indipendenza, come la mia struttura di assistenza domiciliare è in grado di antagonizzare il decadimento della persona, quindi la perdita delle abilità, i risultati sono anche estremamente interessanti. Vediamo lo stesso tipo di grafico, però qui la tendenza è al contrario. Per esempio, le organizzazioni
col triangolino verde, cioè il modello di cura numero 6, possono produrre in questo indicatore di qualità un'altissima qualità a confronto di un costo estremamente, estremamente ridotto. Questa è una visione ancora più sintetica, diciamo, raggruppando i valori dei modelli di cura. In questo caso, questo per esempio è un risultato sorprendente. Per impedire il peggioramento della performance dei soggetti in cura, il modello numero 6 potrebbe essere quello assolutamente più efficace. Migliore qualità, infatti, in quest'altra opzione, diciamo, in quest'altra misura di qualità e costi inferiori. Il modello di cura numero 6 è il migliore, il più efficiente, è altamente incentrato sul monitoraggio della performance sanitaria, sul gradimento da parte dei pazienti. Non ci sono professionisti specializzati a disposizione e l'attenzione alla centralità del paziente nel piano di cura è molto limitata. Quindi ecco, diciamo questo è per avere un'idea del tipo di comprensione, della profondità di comprensione che si può ottenere con questo strumento di eBank. E allora adesso andiamo a terminare. Questo strumento eBank potrebbe essere disponibile per tutti. Cioè, una volta che uno si dotasse di lo strumento Interrai Home Care e dei questionari propri di eBank, allora sarebbe possibile per ciascuna organizzazione in tempo reale ottenere la propria collocazione all'interno del panorama di tutti gli altri erogatori di servizi. Quindi potrebbero essere interessati a questa possibilità le organizzazioni di cura o le organizzazioni assicurative, i ministeri, la popolazione generale. Un modello di flusso di dati potrebbe essere che io osservo localmente i miei soggetti, faccio un upload di tutti questi dati alla mia organizzazione, chiaramente diciamo questa è la gestione elettronica della cartella e degli strumenti di valutazione. A questo punto i dati possono essere ricontrollati, resi anonimi e caricati su un portale di eBank per essere processati secondo questi algoritmi abbastanza complessi. E avere un calcolo degli indicatori di qualità e della performance e avere un report online dinamicamente aggiornato quotidianamente ogni volta che un paziente viene rivalutato con lo strumento Interrai Home Care. Bene, queste sono le grosse potenzialità dello strumento eBank. Io direi che se ci sono dei commenti possiamo procedere. Grazie mille a Torcarsi. Una prima domanda in riferimento alle caratteristiche di Interrai che rendono i 23 indicatori di qualità altamente affidabili. Quali sono le condizioni necessarie all'implementazione dello strumento su larga scala, ad esempio a livello nazionale? E nel caso italiano, quali possono essere gli impedimenti a tale implementazione? Impedimenti particolari non ce ne sono. Diciamo, la forza dello strumento Interrai è che è in grado di raccogliere i dati, dei dati di altissima qualità se viene utilizzato in modo opportuno, ovvero se a ogni rivalutazione del paziente che avviene periodicamente a seconda di come decide la struttura. Questa sia una vera e propria rivalutazione dove
lo strumento viene ricompilato, riaggiornato ogni volta. In questo caso il livello di documentazione poi viene dato in pasto ai calcoli. Insomma, i calcoli sono già, diciamo, il programma che deve elaborare questi dati e tutti gli algoritmi di aggiustamento di ogni singolo criterio di qualità sono già stati validati, cioè la fortuna, la forza è che il grosso del lavoro è già fatto, è già su PubMed, insomma, i risultati della validità di questi tipi di analisi sono già globalmente disponibili. E quindi niente, diciamo, è molto diretto, diciamo, il flusso di informazioni. La cosa veramente importante è che il dato con il paziente venga raccolto in modo adeguato e che quindi le persone che lo somministrano ricevono un sufficiente training e un'adeguata motivazione, ecco, perché il dato sia veramente attendibile. Poi il resto è molto, molto, molto diretto. Il bello è che è confrontabile su qualunque tipo di scala, quindi i dati italiani poi li posso veramente confrontare senza scambiare pere con le mele con quelli del Portogallo, con quelli del Canada o quelli della Nuova Zelanda che anche lì usano Interrai per esempio, ed avere uno strumento di confronto estremamente attendibile. E proprio in riferimento a quanto detto, sono previsti percorsi di formazione professionale rivolti al personale sanitario come infermieri per imparare a compilare i questionari e provvedere agli aggiornamenti nel tempo? Sì, diciamo le istituzioni che aderiscono ad Interrai, noi facciamo parte di una di queste, in particolare Interrai Italia, forniscono anche il training. Ora, non vorrei aver demonizzato troppo lo strumento, è uno strumento di interpretazione. Diciamo quasi estremamente semplice, ogni domanda è molto ben descritta, il punto è che rimane comunque uno strumento, quindi uno strumento non può individuare alla perfezione tutta la possibile variabilità umana che si ha a disposizione e quindi l'operatore deve essere addestrato a far pendere di più una risposta da una parte e dall'altra a seconda di quella che è la situazione. Inoltre, questi strumenti sono corredati da manuali che oramai, diciamo, si riscrivono da almeno una ventina di anni e che quindi sono estremamente dettagliati ed estremamente efficaci nello spiegare ogni singolo problema, diciamo, che si può incontrare. È fondamentale comunque fare un training in quanto si vede in azione lo strumento utilizzato da chi già lo sa usare e quindi se ne vedono le potenzialità, se ne vedono anche, diciamo, non ci si scoraggia davanti al possibile volume di domande che vanno fatte. Ecco, detto a parole potrebbe essere un pochettino impressionante, poi dopo c'è 300 domande, insomma, potrebbe essere un po' così che uno si scoraggia, e invece quando poi si va a fare, a somministrare alla persona, è molto molto diretto, è molto efficace, insomma. Grazie mille. Nel ricordare che i microfoni sono aperti, quindi anche la dottoressa Venturini, se fosse interessata a sottoporre una domanda, lo può fare, se no mi accingo a chiudere questa presentazione e a interrompere la registrazione. Prima di fare ciò, devo ripetere ancora una volta in inglese una veloce dichiarazione che verrà appunto integrata alla registrazione per scopi di progetto.
So thank you very much for being here today. Thank you for taking part in the first Italian stakeholders webinar in the frame of the iBank project. Dr. Angelo Carfì is here today with us, so thank you very much for your presentation. Just a quick message to remember everybody that further information on iBank is available on our portals, ibank.eu, and do not hesitate to contact the European Health Management Association for further information. Thank you very much.